Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Michelangelo aveva 20 anni quando l'hanno sequestrato. Non ho saputo mai niente di lui, però niente. Scrive: cosa succede nella vita di una ragazza argentina che scopre a 27 anni di essere figlia di Desaparecidos? Io te la giro. Sì, sì, c'erano sessioni di tortura anche alle donne incinte. Mettevano del filo elettrico anche alla pancia per poterle creare più paura. Non so qual è la traduzione di picana, però è un metodo di tortura. È un metodo di tortura. Victoria, chi sei oggi? Io sono una militante politica. Oggi sono una militante in ambito politico. Io milito antes de saber que soy hija. Ho iniziato a militare prima di sapere che ero figlia di Desaparecidos. E sei la più giovane rappresentante del tuo paese in Parlamento. Perché sapevo quello che era in rischio, e cioè delle vite umane. E mi rendevo conto del privilegio, enorme privilegio, che la situazione mi concedeva, e cioè di poter aiutare, di poter veramente rendermi utile. Tutto qui.